una giornata dall'alto significato, dal grande valore. È un onore per me, devo dire, anche il fatto che non sono italiana, che parlo italiano, però non è perfetto, è un po' duro, però è un onore, è un piacere e sono contenta che la gente si interessa alla storia, che si interessa alla Polonia e penso soprattutto per i giovani che vedono, che sentono un po' l'esperienza di altri che vengono con successo e successo. Vogliamo ricordare il suo forte legame familiare con l'Italia attraverso suo padre? Sì, incredibile, veramente. Mio padre è il capo del comandante del secondo corpo polacco che ha liberato una grande parte d'Italia. Allora sono anni che vengo in Italia, prima con i miei genitori, poi con le cerimonie, ho conosciuto mio marito in Italia, tutta Italia piena di memoria, un viaggio nostalgico posso dire. Non è mancata qualche piccola polemica da parte della sinistra qui a Pescara, perché si diceva è venuto l'ambasciatore di Polonia che fa parte di un partito in Polonia di destra ritenuto sovranista. Lei cosa risponde? Io direi che devono capire che durante il comunismo la gente in Polonia, in tutti questi paesi, non poteva mostrare il suo patriottismo, non potevano cantare l'inno polacco e le canzoni patriottiche. Quello che uno vede oggi, la gente che cammina con le bandiere e canta queste, non sono come dice, nazionalisti, non sono fascisti, sono polacchi che sono orgogliosi del fatto che sono polacchi e sono contenti che sono liberi. Allora noi pensiamo che l'Europa è una cosa, ogni paese ha diritto alla sua cultura, alla sua storia, che uno può essere sovranista e anche allo stesso tempo europeo.